Ciao a tutti, sono Pietro Sic 0203 Tecnica Support e Sicilia Virtual Airways. Oggi vi presenterò un prodotto della Carenado. Carenado famosissima per i suoi prodotti per FSX e per 3D X-Plane 11. Oggi il prodotto in questione è il Cessna S550 Citation 2, un aereo che ha volato nei cieli di Honduras, della Colombia, del Perù, del Venezuela e del Messico. Quest'aereo presenta una capacità di 8 passeggeri più 2 della crew, un'apertura alare di circa 16 metri, una lunghezza di 14,39 metri, con una velocità di crociera che raggiunge i 403 nodi e una tangenza massima comunque dei 43.000 piedi, con un rateo di salita dei 3.000 piedi al minuto. Un aereo, come potete vedere, ben fatto esteticamente, le rifiniture, i riflessi sono fatti veramente bene. La Carenado, come sempre di manica larga, vi fornisce ben 6 livree più una in bianco da personalizzare per la vostra Virtual Airways. Quindi adesso vi faccio fare un tour all'interno. Eccoci davanti all'ingresso dell'aereo. Quando si apre il portone scende la scaletta. La Carenado non tralascia nessun dettaglio, come potete vedere anche le cordicine che tengono la scaletta e l'uscita di emergenza di fronte all'ingresso. Come potete vedere, le rifiniture dei sedili fatte veramente bene, quasi fossero vere, e i tavolini reclinabili. Magari i nostri passeggeri si vogliono dare alla lettura oppure a qualche scrittura in particolare. Magari abbiamo qualche scrittore a bordo. Questa tendina si apre dall'alto e vi faccio vedere il cockpit, che è veramente qualcosa di fantastico, molto fedele alla realtà. Di notte veramente rende bene, come di giorno, guardate che meraviglia. Bene, sediamoci al posto del comandante. Notiamo che la Carenado è sempre scrupolosa nella cura dei dettagli, sia estetici che delle performance. Notiamo lo yoke usurato, il chiaroscuro delle cinture di sicurezza e anche questo bracciolo che ha la possibilità di essere reclinabile. Come anche possiamo notare la targhetta che riporta i limiti strutturali, dell'aereo. E adesso andiamo a sentire il comparto sonoro, accendiamo la batteria e avviamo i motori. Comparto sonoro realizzato in Equality Digital 3D Stereo Sound. Con il tasto Shift 7 andiamo ad aprire quella che è la finestra che mostra i comandi per aprire le finestre in 2D. Vi anticipo che in questo aereo, nel Cessna S550 Citation 2 HD, non è presente nessun cockpit 2D. Purtroppo chi è abituato magari a volare con il cockpit in 2D, in questa macchina non le trova, però riesce a trovare quelle che sono le varie strumentazioni fondamentali come l'MFD, l'FMS, l'EFIS, l'autopilota e il selettore di altitudine. Sono realizzate, come potete vedere, in 2D, richiamando appunto i tasti dall'F1 all'F5. Però abbiamo in compenso un cockpit realizzato in Full HD con una trama che, nonostante sia realizzata in alta qualità, non presenta dei cali di frame rate. E vi anticipo pure che questo prodotto è compatibile con la Flight Simulator X, Flight Simulator Steam Edition, Prepare 3D dalla versione 2.0 a salire. Io attualmente sto usando la versione 4.2. L'EFIS, il display multifunzione, mostra, come avete visto, il terreno, ha la possibilità di farvi visualizzare il meteo, oppure il TICAS, vedere gli aerei nelle vicinanze, o per la nostra sicurezza mostra anche quelle che sono le altitudini e gli alert. L'FMS nell'aereo è presente alla console centrale, lo possiamo richiamare per questioni di comodità con Shift 5 per avere la versione 2D. Adesso andrò a inserire Lima India Charlie Juliet, Lima India Charlie Juliet, l'ICAO di partenza, e successivamente l'ICAO di arrivo. In questo caso sto effettuando un circuito di traffico Lima India Charlie Juliet, Palermo Punta Raisi. Il circuito di traffico non vi mostro soltanto l'allineamento e il decollo. Dal tasto menu Arrival vi inserirò la procedura di avvicinamento. Infatti mi spunterà la lista sulla sinistra, ILS 25 numero 4, premo Enter, e tramite vettori premo il tasto 1, Enter. Ecco qua. Nella pagina FPL File Plan mi riporterà i punti per la procedura che ho inserito.
Allora, nel display multifunzione, per attivare questa procedura, visualizzare questa procedura, premiamo il tasto Nav e ci farà vedere la procedura di avvicinamento e a sua volta la procedura di Missed Approach con il Go Round. Ecco qua, per chi conosce l'isola, appunto, il Glide Slope di Palermo Punta Raisi, la 25, arriva dal Nord Capogallo, che è un punto di porta a vista, ecco. E stessa cosa sul nostro EFIS, ecco qua, faccio un zoom out. Nella pagina performance ci darà le performance dell'aereo per l'altra tab abbiamo inserito. Una nota dolente, ecco, la pagina fuel che comprende 5 pagine, però non simula al 100% la realtà, che magari comunque per chi è abituato a caricare il carburante tramite l'FMS, in questo caso non lo permette, è soltanto figurativa, ecco, la pagina del fuel per andare a caricare il carburante tramite fuel payload del nostro simulatore FSX FP3D. Ci vediamo con l'allineamento e il decollo dalla pista 25 di Palermo Punta Raisi. Adesso mi appresto ad effettuare l'allineamento in pista e successivamente il decollo. Vi ricordo che il marchio Carenado è un marchio che non tralascia nulla quello che è il comparto estetico e chiaramente le performance dei aeromobili. Praticamente questo l'S550 è stato testato dai piloti reali. Appunto hanno confermato quelle che sono le performance che sfiorano quelle che è la realtà. Una Carenado che non tralascia nulla per i suoi piloti virtuali, offre praticamente una volta che voi effettuate l'installazione del Carenado S550 Citation 2 all'interno della directory principale del vostro simulatore, che sia Prepar3D o FSX, si creerà una sottocartella chiamata appunto Carenado, dove troverete al suo interno una serie di PDF che vi spiega quelle che sono gli strumenti di volo. L'FMS vi spiega quello che è il display multifunzione, è una bella checklist per le procedure normali, una checklist per le procedure di emergenza. Questo S550 me ne sono innamorato, sia io che la mia compagnia Air Sicilia, è sicuramente un aereo che entrerà all'interno della nostra flotta. Quindi mi raccomando, signori, andate a visitare il sito della Carenado, andate a visualizzare i suoi prodotti, offre tanto, è un marchio che si è affermato nel mercato della simulazione. Continuate a seguire il nostro canale Air Sicilia. Un saluto a tutti da Pietro Sic 0203 Technical Support della Sicilia Virtual Airways. Allacciate le cinture and fly with us. Ciao ciao!